Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di prodotti finiti. Una cosa che mi sono dimenticata di dirlo nel video precedente, del mese precedente, prima alcune cose non ve le mostravo, tipo prodotti di shampoo e balsami che uso quotidianamente, non mostravo né quando li acquistavo né quando li finivo e non facevo neanche la recensione. Per il semplice motivo che per me sono prodotti che vanno e vengono, che li uso sempre, non ho mai sentito l'esigenza di farmi una recensione. Da questo video cambierà un pochino, nel senso che alcuni prodotti che utilizzo solo io, quindi il mio shampoo e il mio balsamo, verranno di volta in volta fatti vedere nel video dei prodotti finiti e dirò qualche parolina. Un'altra cosa, altri prodotti di routine, tipo, ve lo mostrerò anche stasera, il levasmalto. Prodotti da bagno che utilizzo solo io, perché ci sono alcuni prodotti, ovviamente io vivo con la mia famiglia, sono alcuni prodotti che utilizziamo tutti, quindi non ve li mostro per come si dice, per onor di cronaca, nel senso onor di gloria. Non li ho finiti tutti io. In questo video è un mostrare che si è capaci sì di comprare, che ci piacciono le cose, eccetera, ma si è capaci anche di consumarle, di finire, di portarle al termine e non sprecare soldi. Poi, un'altra cosa, giù nell'info box ovviamente trovate tutta la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare e quando mostrerò un prodotto di cui c'è la recensione ovviamente si aprirà un link, voi ci potete cliccare e questo video si interrompe e partirà un altro video, un'altra pagina che vi rimanda al secondo esatto della recensione, così evito di riproporvi lo stesso tipo di video, quindi la recensione che ho già fatto. Poi un'altra cosa, ah sì, questo è il video dei prodotti finiti del mese di settembre. Sì, la mia solita bustina di Kiko della collezione invernale, no, collezione di Natale. Sì, fu un regalo di Natale. Primo prodotto, ecco, il primo che vi mostro è un solvente per unghie con acetone della seta blu, extra delicato per tutti i tipi di unghie. È un made in Italy. Sì, sono 125 ml. Io questo l'ho comprato, me l'ha comprato mio padre a tutto 50 centesimi, ma non mi è piaciuto per niente. Uno puzza, due non toglie lo smalto come un vero acetone. Io preferisco gli acetoni per evitare di star lì 10 ore sulla stessa unghia e comunque stressarla. Preferisco avere mi sto esaurendo questi capelli. Preferisco avere un prodotto che mi tolga lo smalto in modo veloce, così sto pochi secondi su ogni unghia. Poi ovviamente io dopo le nutro e non ho problemi sotto questo versante. Comunque questo non mi è piaciuto per niente. Poi della Omnia Botanica uso quotidiano shampoo no stress, camomilla, miele e mandorle. Capelli trattamento delicato, è uno shampoo con 100% di ingredienti di origine naturale che mi fu regalato da 200 ml. Mi è piaciuto dopo un certo periodo, vi lascio il link al video della recensione. Poi, un altro prodotto che non vi mostravo mai sono le salviette levatrucco, perché per me, come lo shampoo mio personale quotidiano, sono prodotti di uso continuo. Quindi non mi sembrava non utile mostrarvelo. Comunque, queste della Valentina Makeup sono 15 salviette struccanti. Le ho comprate per quando sono stata quest'estate in vacanza. Salviette struccanti per togliere make-up e mascara. La confezione era abbastanza piccola, quindi comoda per andarsene in vacanza. Per tutti i tipi di pelle. Detergente dermatologicamente testato, non fa bruciare gli occhi, o made in Italy, non fa bruciare gli occhi, questo lo trovo da tutto 50 centesimi. Mi piace, non è la prima volta che mi capita di usare quello. Fondotinta, oh mio Dio, ho finito il fondotinta che ho tagliato e mi si è incassato. Comunque dell'Astra
fondodente allunga tenuta, doveva essere numero forse 52, qualcosa del genere, 35 ml. Io mi trucco bene, con tutta base eccetera, una volta a settimana, tranne poi nelle occasioni, e quindi a me durano una vita e mezzo. Questo prodotto mi è piaciuto, con diversi utilizzi, modi di applicazione, mi è piaciuto. Poi era abbastanza simile al mio incarnato, quindi quasi anche il mio sottotono di pelle. Un altro prodotto della Seta Blu sono gli applicatori per ombretto, sempre da 50 centesimi. Questi sono quelli in silicone, che sono i miei preferiti perché trattengono bene e lasciano bene andare a applicare il prodotto. Crema idratante viso della Glenova da 50 ml, anche di questo c'è la recensione. Una buona crema, non ottima, non buona per fare la crema colorata che io di solito faccio in estate. Di solito cerco di miscelare un po' di crema, un po' di fondotinta, sempre perché uso poco fondotinta, lo uso una volta a settimana, e comprarmi un fondotinta solo per le poche settimane in cui ho un po' di colorito in più non mi sembra conveniente. Quindi facendo così, miscelando, io riesco a far traperare il mio colorito, il mio vero colorito, però nel frattempo uniformo bene la pelle, e se poi c'è proprio un distacco, già lo metto naturalmente in estate, spolvero un po' di terra abbronzante, così sono ancora più abbronzata. Altro prodotto, Yves Rocher, è il Correction, è il trattamento esfoliante per unghie e cuticole. Come avevo anticipato nel video in cui facevo la recensione, sono riuscita a fare un'altra applicazione e poi l'ho buttato nella busta dei prodotti finiti. Un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!